Ciao, se avete avuto modo di provare dei generatori di immagini basati su intelligenza artificiale, di sicuro vi sarete resi conto che esiste un problema. Il problema riguarda la coerenza delle immagini generate. Questo perché quando vogliamo realizzare un fumetto, una graphic novel o una storia animata che abbia come protagonista un personaggio che sia sempre lo stesso, con questi generatori troviamo molte difficoltà perché i generatori di immagini faticano a mantenere la coerenza tra una generazione e l'altra, per cui cambiano l'aspetto del personaggio, cambiano il modo in cui è vestito, cambiano le fattezze, l'età e così via. Ora, da qualche tempo a questa parte ho scoperto che esiste uno strumento che ci consente di realizzare diverse immagini coerenti di uno stesso personaggio, come quelle che vedete dietro di me. Questo strumento si basa su ChatGPT, è una GPT, quindi per chi ha l'abbonamento alla versione Plus di ChatGPT è gratuito. Me ne parlo in questo video. Ovviamente, come al solito, prima di iniziare vi invito a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale e se volete anche ad attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video che caricherò. Andiamo a noi, come vi dicevo, questa applicazione si trova all'interno di ChatGPT, è un'applicazione che si trova nello store, quindi è disponibile per ora per chi ha sottoscritto un abbonamento, probabilmente in futuro questa cosa cambierà. Per trovarla ci basterà fare una ricerca e digitare, ad esempio, soltanto character oppure consistent, perché l'applicazione si chiama Consistent Character GPT, quindi sarà abbastanza semplice da individuare. Una volta individuata l'applicazione, si può far partire e l'utilizzo è abbastanza intuitivo. Per prima cosa, lo ingrandisco adesso così per farvelo vedere un po' meglio, ci verrà richiesto di stabilire se sia un maschio o una femmina. Io, voglio creare un personaggio maschile, quindi dirò che è un maschio. Dopodiché, mi chiede di indicare un nome, lo chiamerò Jojo, quindi fino a qui tutto molto semplice, e poi l'applicazione mi chiederà di stabilire quali caratteristiche questo personaggio debba avere, quindi quale nazionalità è, che tipo di capelli deve avere, come deve essere vestito, se deve avere qualche gadget particolare. Tutti gli elementi che connotano il nostro personaggio possono essere definiti in questa fase. Io ho stabilito che il mio personaggio sarà un ragazzo orientale che vestirà una felpa gialla extra large, dei pantaloni con le tasche e delle sneakers. Quindi mi basterà fornire queste informazioni alla GPT per fare in modo che successivamente in tutte le generazioni di immagini che produrrà debba mantenere sempre le stesse caratteristiche fisse. Ora mi sta chiedendo che genere di immagini voglio realizzare, qui le alternative sono o fotografica o del tipo Pixar Animation o piatta, illustrazione piatta 2D oppure tipo illustrazione tipo anime. Io sceglierò l'illustrazione tipo Pixar Animation, per cui darò questa risposta e posso andare avanti. A seguire mi chiede che cosa voglio variare in ciascuna immagine, cioè in questa fase l'IA realizzerà delle immagini con delle variazioni. Io devo specificare se voglio il personaggio felice, triste, allegro, arrabbiato. Scriverò per prima cosa happy. E così ecco la prima generazione dell'immagine. Questo è il nostro personaggio e in questa scena è felice. Ora voglio provare qualcosa, un'altra espressione, scriverò triste, sad, e così l'IA genererà un'altra immagine del personaggio che è coerente con la prima, ma questa volta, come possiamo vedere, è triste. A seguire, proviamo qualche altra emozione, scriverò arrabbiato, anche qui attenderò la generazione e questa è l'immagine del personaggio arrabbiato, come possiamo vedere, sta mantenendo sempre le stesse caratteristiche, c'è anche il logo dell'alieno sulla felpa, qualche volta cambiano un po' i colori delle scarpe. Qui invece ho chiesto di avere il personaggio con un pollice in su, anche qui ha funzionato. Come dicevo, ci sono delle piccole variazioni tra un'immagine e l'altra, ma niente che non si possa correggere con un po' di fotoritocco, se vogliamo. Comunque sono delle variazioni abbastanza tollerabili. Ora invece ho chiesto di generare un'immagine del personaggio che corre spaventato.
E anche qui, come possiamo vedere, sembra che abbia funzionato abbastanza bene. In quest'altro prompt ho chiesto invece di avere un'immagine di Giorgio seduto a un tavolo di scuola con libri e quaderni. E ho avuto come risposta, ecco questa, sì, il personaggio è sempre lui ed è seduto nella scena che io ho descritto, quindi anche questo sembra funzionare. Ora ho voluto provare anche a variare l'inquadratura della telecamera, qui ho chiesto un'inquadratura dall'alto ed effettivamente ha variato un po' il risultato, mentre prima era inquadrato. Avevamo un'inquadratura perfettamente frontale, adesso abbiamo un'inquadratura dall'alto. Farò altre prove tra poco per variare l'inquadratura. Qui invece ho chiesto un primo piano e il primo piano ha funzionato abbastanza bene, quindi vediamo che il personaggio è sempre lo stesso. Ho un'immagine tipo close-up degli occhi. Proviamo ancora, qui ho chiesto invece un side shot, cioè una immagine presa di lato del personaggio che va su uno skateboard e qui ecco, ha funzionato abbastanza bene, anche se devo dire che ha perso un po' di coerenza sull'età del personaggio e questo è un problema che ho notato ogni tanto si verifica, sembra un po' cresciuto rispetto a prima di età. Però va bene, diciamo che ci può stare. L'abbigliamento è sempre lo stesso. Qui ho chiesto invece di avere la stessa scena, però con il cappuccio sulla testa. E il personaggio, fra l'altro, è ritornato della età giusta, quindi degli 8 anni, e questa volta ha il cappuccio in testa. Quindi, come possiamo vedere, lo strumento è molto versatile, si presta a diversi usi. Adesso ho chiesto di avere un'immagine di Jojo che passeggia il cane in un parco, ma qui il risultato non mi ha convinto perché l'immagine non sembra più 3D, ma sembra una semplice immagine piatta 2D. Quindi da questo deduco che se si forniscono troppi dettagli sull'ambientazione, il sistema non funziona molto bene come dovrebbe. Chiediamo invece di disegnare Jojo che gioca con una palla ed ecco questo è il risultato, abbastanza buono direi. Ancora chiedo Jojo che guida una bicicletta, quindi che va su una bicicletta, proviamo come primo tentativo, dopodiché chiederò anche, e questa è la prima immagine, dopodiché chiederò anche di avere delle inquadrature diverse della stessa scena. Quindi qui ho chiesto di avere Jojo dall'alto, che guida la bicicletta inquadrato dall'alto. Perfetto, questa volta ha funzionato benissimo. E adesso invece ho chiesto di avere la stessa scena fotografata di lato. E devo dire che anche qui non c'è male. Ok, procedendo in questo modo ho poi realizzato molte altre immagini, penso che il meccanismo adesso vi sia chiaro, vedete le immagini scorrere alle mie spalle, ne ho fatte in tutta una ventina con delle inquadrature diverse, delle scene diverse, qualche volta il personaggio sembra un po' più grande di età, però devo dire che nel complesso questo è uno strumento che è riuscito a mantenere la coerenza. L'unico problema è che queste immagini vengono fornite per lo più su uno sfondo azzurro e quindi devono essere in qualche modo contestualizzate. Vediamo come si può fare. Per contestualizzare le immagini, quindi per mettere le immagini su uno sfondo diverso, che non sia un semplice sfondo azzurro anonimo, quindi per mettere il personaggio all'interno di una scena, possiamo utilizzare vari strumenti. Io ho provato a farlo con Canva, vi faccio vedere come. Innanzitutto importando l'immagine in Canva e poi utilizzando, ovviamente dopo averla ingrandita, uno strumento di Canva che si chiama pennello magico. E qui si può selezionare tutta l'area della immagine che si vuole modificare. Dopodiché si inserisce un prompt. Io qui, ad esempio, ho selezionato tutta l'area alle spalle del personaggio e nel prompt ho scritto di volere riempire quell'area con un disegno rappresentante una foresta con degli alberi innevati. E così, cliccando sul pulsante azzurro Generate, si ottiene un'elaborazione da parte dell'IA di Canva.
che in genere funziona anche abbastanza bene. Vediamo qui quali risultati mi ha proposto. Anche Canva propone diversi risultati. Questo è il primo, il secondo, il terzo, e sono tutti, direi, abbastanza validi. Volendo, possiamo fare anche un altro esempio con un'altra immagine. Il procedimento è sempre lo stesso, si usa sempre il pennello magico. Come prima, ho selezionato l'area alle spalle del personaggio, dopodiché ho chiesto nel prompt di riempire quell'area con un paesaggio montaneo fatto di pini, abeti e neve. Ho cliccato sul pulsante Generate e così ho ottenuto diverse proposte, tra le quali ne ho scelta una. Sono tutte piuttosto valide, ma comunque diciamo che possiamo scegliere questa. Ora, con questa immagine, un'altra cosa che possiamo fare sempre su Canva è ingrandire l'immagine, cioè ingrandire tutta l'area che sta dietro il personaggio. E come si può fare? Innanzitutto mettendo l'immagine su una tela più ampia, come ho fatto io, e poi utilizzando questo particolare strumento di Canva che si chiama Espansione Magica, che è veramente utilissimo perché funziona completamente in automatico. Cioè, ci basta cliccare per avere tutta l'immagine espansa in maniera intelligente con l'intelligenza artificiale su tutta l'area disponibile. Questa, ad esempio, è l'immagine che ho ottenuto, una delle quattro immagini che ho ottenuto utilizzando lo strumento. Come vedete, è veramente molto pratico. Per finire, aggiungo che la stessa cosa si può fare anche con Leonardo AI. Quindi, se non avete un account pro su Canva, ma volete comunque espandere le vostre immagini, potete farlo con Leonardo AI, che è disponibile anche gratuitamente. Ogni giorno vi darà un certo numero di crediti e potete sfruttare questa funzione, quindi gratuitamente. La funzione si chiama Canvas Editor, funziona in maniera simile allo strumento di Canva. Anche qui bisogna importare l'immagine, dopodiché si deve definire l'ampiezza della tela. Io qui ho scelto un formato particolare, tipo 16 noni. E poi si scrive nel campo in basso, il campo del prompt, che cosa vorremmo far comparire, in pratica che cosa vorremmo, come vorremmo riempire gli spazi vuoti praticamente. Quindi qui il prompt è sempre lo stesso, un paesaggio innevato con alberi, pini e abeti, e questo è il risultato che ho ottenuto con Leonardo AI. Anche qui ci sono diverse opzioni, anche qui devo dire il risultato è molto molto buono. Ok, anche per oggi ho terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato utile. Vi invito come al solito a lasciare un commento qui in basso, ditemi cosa ne pensate. Ovviamente vi rinnovo anche il mio invito a lasciare un like al video, a condividerlo, a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per poter essere aggiornati ogni volta che caricherò un nuovo contenuto come quello che avete appena visto. Ciao e alla prossima puntata!